Ciao ragazzi e bentornati in Lezioni di Sport. Oggi mi trovo in compagnia del bomber, il campione di nuoto Marco Orsi. Ciao Marco! Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Sono appena tornato da allenamento. Benissimo, iniziamo scoprendo qualcosa di più sul tuo sport. Quali specialità di nuoto esistono e ci puoi descrivere nello specifico la tua? Allora, io faccio nuoto e il nuoto si divide in quattro specialità: delfino, dorso, rana e stile. Sono quattro stili. E misti, quindi sono cinque specialità, scusami. L'atleta decide su quale stile puntare, diciamo. Io principalmente in vasca corta sono molto forte nei 50-100 stile libero, ma mi diverto anche nei misti, nel dorso e nel delfino, però principalmente prediligo lo stile libero. Come si svolge un allenamento standard di nuoto? Purtroppo un allenamento standard di nuoto è abbastanza noioso perché purtroppo abbiamo a che fare con il liquido acqua e una piscina, quindi conosciamo a memoria tutte le piastrelle della nostra piscina e consiglio di andare avanti e indietro per 2 ore circa. Poi vabbè, ogni allenamento è diverso perché una volta ci focalizziamo sulla tecnica da nuotata. Una volta facciamo dei lavori per i 100, una volta facciamo dei lavori di velocità, una volta le partenze. Diciamo che sono allenamenti vari, però più o meno consiste in quello, nel girare avanti e indietro per la vasca. Bisogna avere delle caratteristiche fisiche specifiche per poter praticare il nuoto. Beh, bisogna avere un dono, quello dell'acquaticità, diciamo. Tutti possono praticare nuoto, però non tutti magari possono eccellere in questo sport. Io fortunatamente ho avuto questo dono e riesco a farne un lavoro, diciamo, e divertirmi. Fisicamente bisogna essere abbastanza alti e predisposti muscolarmente a sopportare certi allenamenti. Parlando di te, quando hai messo la prima volta piede in acqua e quando hai capito che saresti diventato un campione? All'età di 5 anni ho iniziato i corsi estivi di nuoto nella piscina di Budrio con le mie sorelline e da lì ho iniziato questo percorso che mi ha portato fino adesso. In realtà ho capito che il nuoto poteva diventare qualcosa in più per me, lì per lì era un divertimento solo, uno sfogo e un divertimento perché ero con i miei amici. Poi all'età di 17-18 anni ho iniziato a vincere i primi campionati italiani assoluti e a entrare nel gruppo della Polizia di Stato, gruppo sportivo, e da lì ho capito che davvero potevo fare qualcosa di speciale. Da lì fortunatamente sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione. Arrivare alle Olimpiadi per uno sportivo è il traguardo maggiore. Ci racconti la tua esperienza? Sì, esatto, per tutti gli sportivi, a parte i calciatori, penso che arrivare alle Olimpiadi è il traguardo più grande. Sicuramente solo partecipare a un evento come questo rende orgogliosi tutti gli sportivi. Poi raggiungere magari una medaglia, il traguardo più grande, è ancora più bello. Sono 4 anni, perché le Olimpiadi si svolgono ogni 4 anni, noi formiamo la nostra preparazione su questi 4 anni, una preparazione molto lunga, fatta di step, fatta di sacrifici, fatta di tante cose, tanti fattori, e portano a un solo risultato, quello della partecipazione oppure della vittoria con la medaglia olimpica. Può andare storto qualcosa, purtroppo io sono un caso eclatante di 4 anni, di 3 anni perfetti e il quarto, purtroppo con l'Olimpico, è andato male, ma non ci sono problemi, mi piace tantissimo quello che faccio e ho sempre fortunatamente un'altra occasione per farmi. Come ti concentri e ti prepari prima di una gara? Io ho imparato lavorando assieme a uno psicologo dello sport che mi segue da anni.
È un allenamento molto duro, principalmente ci alleniamo principalmente in allenamento, prepariamo la gara, l'approccio alla gara in allenamento, poi comunque facendo tantissime gare ti abitui un po' anche alle tensioni, ai vari aspetti della gara e riesci comunque a gestirle quando magari hai delle manifestazioni così importanti come un campionato europeo, un mondiale o un'olimpiade. Anni fa, quando non gareggiavi ancora a questi livelli, chi era o chi è ancora il tuo nuotatore di riferimento o il tuo idolo nel mondo del nuoto? E quando ero più piccolino lo era Filippo Magnini quando vinceva i campionati mondiali, eccetera. Io ero ancora un nuotatore in erbe. E quindi era un po' lui il mio punto di riferimento. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, di gareggiare assieme e anche di batterlo verso la fine carriera. Quindi comunque è uno di quei casi in cui hai l'idolo, insegui l'idolo, poi riesci anche magari a diventarci amico. Una bella storia. Com'è il Marco fuori dall'acqua? Hai altre passioni? Sì, Marco ha anche altre quando ha un po' di tempo libero, oltre agli allenamenti che fa, gli piace seguire la pallavolo, è uno sport che seguo molto. Poi sono bolognese, quindi comunque tutto lo sport bolognese lo seguo con grande piacere, seguo il Bologna Calcio quando riesco le domeniche senza avere una gara e poi mi piace uscire con gli amici, mangiare fuori quando la dieta lo permette e magari no, magari stare anche in casa a guardarsi un bel film con la fidanzata. E infine, quali sono le tue prossime competizioni? Quali sono gli obiettivi che ti poni? Io adesso ho imparato a andare step by step, quindi il mio prossimo obiettivo è quello di qualificarmi per i mondiali che ci saranno a Guangzhou questo dicembre, i campionati mondiali maglia corta, quindi farò qualche gara in giro per l'Italia, farò Rovereto, Genova, Riccione e Bolzano come prove di avvicinamento al mondiale, poi dopo spero di essere uno dei protagonisti a questa manifestazione a dicembre. Speriamo. Grazie Marco per essere stato in mia compagnia, ti ringrazio molto, sei stato gentilissimo e in bocca al lupo per le Grazie a te, prossime Anna. gare. Crediti, grazie a te, buona serata. Grazie, ciao, Ciao. ciao, ciao.